Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Libro di Cielo, volume 6, capitolo 84, 29 novembre 1904. Questa mattina stavo offrendo tutte le azioni dell'umanità di nostro Signore per riparare tante nostre azioni fatte con indifferenza, senza un fine soprannaturale oppure peccaminose, per impetrare che tutte le creature facessero le loro azioni con l'intenzione ed unione delle azioni di Gesù benedetto e per riempire il vuoto della gloria che la creatura gli deve a Dio se ciò facesse. Mentre ciò facevo, il mio adorabile Gesù mi ha detto: Figlia mia, la mia divinità nella mia umanità scese nell'abisso più profondo di tutte le umiliazioni umane, tanto che non ci fu nessun atto umano, per quanto basso e piccolo,
che io non divinizzai e santificai. E ciò per restituire all'uomo la raddoppiata sovranità, quella perduta nella creazione e quella che gli acquistai nella redenzione. Ma l'uomo, sempre ingrato e nemico di se stesso, ama di essere schiavo anziché sovrano. E mentre poteva con un mezzo così facile, cioè con l'intenzione ed unione delle sue azioni alle mie, rendere le sue azioni meritorie del merito divino, ne fa uno sciupo e si perde la divisa di re e la sovranità di se stesso. Detto ciò, è scomparso e mi sono trovata in me stessa. Capitolo 85, 3 dicembre 1904. Continuando il mio solito stato, mi sono trovata fuori di me stessa, gettata in terra, di rimpetto al sole, i raggi del quale tutta mi penetravano dentro e fuori, facendomi restare come incantata. Dopo molto tempo, essendomi stancata di quella posizione, mi sono trascinata per terra perché non avevo forza di alzarmi e camminare. Onde, dopo aver molto stentato, è venuta una vergine che, pigliandomi per mano, mi ha condotto dentro ad una stanza sopra un lettino, dove stava il bambino Gesù che placidamente dormiva. Io, contenta di averlo trovato, mi sono messa a lui vicina, ma senza risvegliarlo. Dopo qualche tempo, essendosi svegliato, si è messa a passeggiare sul letto. Io, temendo che scomparisse, ho detto: «Carino del mio cuore, tu sai che sei la mia vita, devi non mi lasciare». E lui: «Stabiliamo quante volte devo venire». Ed io: «Unico mio bene, che dite? La vita è necessaria sempre, quindi sempre, sempre». In questo mentre sono venuti due sacerdoti ed il bambino si è ritirato in braccio di uno di quelli, comandandomi che io parlassi con l'altro. Onde quello voleva conto dei miei scritti ed uno per uno me li stava rivedendo. Onde io, temendo, ho detto a quello: «Chissà quanti errori ci stanno». E quello, con una serietà affabile, ha detto: «Che? Errori contro la legge cristiana?» Ed io: «No, errori di grammatica». E quello: «Questo non fa niente». Ed io, prendendo confidenza, ho soggiunto: «Temo che sia tutta illusione». E quello, guardandomi in faccia, ha ripetuto: «Credi tu che ho bisogno di rivedere i tuoi scritti per conoscere se sei illusa o no? Io, con due domande che ti faccio, conoscerò se è Dio o il demonio che opera in te. Primo, credi tu che tutte le grazie che Dio ti ha fatto te le sei tu meritato, oppure è stato dono di grazia di Dio?» Ed io: «Il tutto è per grazia di Dio». Secondo, credi tu che in tutte le grazie che il Signore ti ha fatto la tua buona volontà ha prevenuto la grazia, o la grazia abbia prevenuto te? Ed io: «Certo, la grazia mi è prevenuta, sempre». E quello: «Queste risposte mi fanno conoscere che tu non sei illusa». In questo mentre mi sono trovata in me stessa. Bene, molto più istruttivi di quello che potrebbero sembrare apparentemente questi due capitoletti, e non solo, specialmente il secondo, per l'accertamento, diciamo, della realtà e non illusorietà, appunto, di vere o presunte esperienze soprannaturali. Vediamo subito il primo. Allora, qui, per comprendere alcune cose, è necessario avere, diciamo, alcune attrezzature di base. Cosa sta facendo Luisa? Allora, sto offrendo tutte le azioni dell'umanità di nostro Signore. Per cosa? Per riparare le azioni umane fatte o con indifferenza, cioè senza un fine soprannaturale, oppure addirittura peccaminose. Punto primo. Quindi significa che un'azione fatta con indifferenza o senza un fine soprannaturale, già di per sé stessa, o peccaminosa, già di per sé stessa azione da riparare. Perché? Lo spiega. Perché c'è un vuoto di gloria
che la creatura deve a Dio. Allora, siccome questo è un concetto fondamentalissimo, non solo per la vita nella divina volontà, ma anche per la, come dire, vita di fede, di orazione, di devozione in generale, dobbiamo comprendere bene una cosa. La gloria di Dio si distingue in due dimensioni. C'è la gloria oggettiva di Dio, che è quella che lui ha in se stesso, e quella non gliela può togliere nessuno. D'accordo? Cioè la sua immensità, la sua grandezza, la sua maestà, la sua onnipotenza, la sua onniscienza, la sua perfetta felicità. Dio è glorioso, d'accordo? E se anche tutto l'universo gli rifiutasse di riconoscergli quella gloria, lui non la perderebbe. D'accordo? Perché c'è una dimensione oggettiva. Solo che c'è un problema, che questa dimensione oggettiva non solo deve essere riconosciuta da tutte quante le creature, ma gli deve essere anche in qualche modo dimostrata. Se Dio mi ha creato, Sant'Ireneo diceva che l'uomo vivente è la gloria di Dio, cioè io sono stato creato da lui gratuitamente, tutte le cose che lui mi ha donato le ho ricevute senza alcun merito. E quindi agire in maniera a lui gradita è un mio dovere. E questo concorre a formare quella che si chiama la gloria non intrinseca o oggettiva di Dio, che appunto non dipende da noi, ma la gloria estrinseca o soggettiva, o anche, se si preferisce, i teologi usano vari termini, accidentale. E questa certamente può essere di torta a Dio, perché se io pecco, sto rifiutando di rendere a Dio la gloria che gli è dovuta. E questo, in forza della giustizia, reclama riparazione. Questo sono concetti che devono essere chiarissimi. Allora, Luisa cosa sta facendo? Chi è che ha riparato perfettamente tutte queste mancanze umane? Il figlio di Dio, fatto uomo, no? Quindi stava offrendo tutte le azioni dell'umanità di nostro Signore per riparare, non solo per riparare. D'accordo? Ma anche per impetrare che finalmente tutte le creature facessero le loro azioni con le intenzioni ed unione delle azioni di Gesù Benedetto. Chi conosce, ha cominciato a capire un po', per esempio, la preghiera, questa sì che è una preghiera un po' particolare, forse è l'unica, ecco, nella vita della Divina Volontà, che è il pregare attraverso i giri, riconoscerà qui una caratteristica fondamentale, no? Quindi, quando si vede fare qualcosa di male da parte di qualcuno, esattamente questo è quello che bisogna fare. Mettere il ti amo in quel cuore, perché in quel cuore l'umanità di Gesù supplisca le mancanze che sta facendo e perché gli attiri anche la grazia di convertirsi e di smetterla di fare il male e cominciare a fare il bene. Esattamente questo è. Queste cose devono essere per noi oltremodo chiare, no? Attenzione, qui parla di azioni fatte con indifferenza, senza un fine soprannaturale, attenzione, oppure peccaminose. Allora, poi Gesù spiega che ha divinizzato e santificato, scendendo nel più profondo di tutte le umiliazioni, anche il più piccolo e basso atto umano. Boh, tra un altro esempio mi è venuto in mente. Lavarsi i piedi non è insomma un atto, insomma, un atto abbastanza basso, insomma, non è un atto no, nobilitante, no? Nessuno si metterebbe a farlo in piazza davanti a tutti a farsi vedere, no? Ecco, ma questo atto è divinizzato e santificato perché certamente Gesù lo ha fatto su se stesso, senza nessun dubbio. Allora, questa azione indifferente, questo è quello che dice Gesù, è stata già oggettivamente da lui santificata, non per soltanto per sé. Non perché la sua santissima umanità soltanto doveva santificare e divinizzare i suoi atti, ma è stato fatto per noi. Cioè, tutte queste azioni che Gesù ha compiuto, noi possiamo prenderle, queste sì, queste veramente gratuitamente. Ora, voi sapete che c'è a volte un po' di poca chiarezza, no? Dice, ma vivere nella divina volontà è facile o difficile? Certe cose sono facili e certe cose sono un po' più difficili, d'accordo? Perché se tu consideri il vivere nella divina volontà come
l'imparare a fare sempre e comunque la divina volontà rinunciando alla tua, questo esige uno sforzo ascetico non indifferente, esige la costanza, il tempo, eccetera. Però ci sono alcune azioni, per esempio queste, che non ci vuole niente, basta semplicemente che io ci metto l'intenzione, d'accordo? E attenzione, queste, per quanto riguarda le azioni indifferenti, sono tutte immediatamente santificabili in questo modo, almeno quelle. Certo, io non posso dire, vieni divina volontà, non lo so, nel mio sparlare, ma posso tranquillamente dire, santificare tutti quanti gli atti indifferenti. Già questo sarebbe una grandissima cosa, perché si dà gloria, non basta questo per vivere nella vita della divina volontà, ma questo è importante, d'accordo? Perché Gesù spiega, con l'intenzione ed unione delle sue azioni alle mie, renderebbe le sue azioni meritorie del merito divino. E questo è un mezzo facile, questo è facile, capite? Quindi per quanto riguarda le azioni indifferenti o le azioni buone, fare questa operazione è relativamente facile. È chiaro che per vivere nella divina volontà noi dobbiamo espungere dalla nostra anima tutte le azioni cattive, e dobbiamo fare in modo che anche le azioni buone siano sempre più perfette. Questo comporta fatica, però quest'altra operazione no. Cosa comporta però? Ed ecco perché comporta l'intenzione da metterci. Ed è questo quello che gradisce il Signore, no? Ma l'intenzione, cosa c'è dietro l'intenzione? Perché è così gradita? Dietro l'intenzione c'è l'amore a Gesù, il riconoscere che Lui è il mio Salvatore, il riconoscere tutto quello che Lui ha fatto per me, accogliere ed apprezzare il dono che mi ha fatto e farlo mio. Quindi non è niente, è... ecco. E attenzione, Gesù dice ancora che attraverso queste operazioni non ha soltanto dato, dice che ha raddoppiato la sovranità dell'uomo, perché non gli ha dato soltanto quella perduta nella creazione, ma anche quella che gli ha acquistato nella redenzione. E invece l'uomo ama essere schiavo anziché sovrano. Sovrano di cosa? Lo spiega, no? Perde la divisa di re e la sovranità su se stesso. Attenzione. Cosa sta dicendo, a mio modestissimo avviso, indirettamente Gesù? Ti hai visto, no? Il controllo di noi stessi, il controllo delle nostre azioni, il controllo dei nostri pensieri, il controllo delle nostre passioni. Allora, un conto che la tua anima rimane da sola, anche se con il sostegno della grazia, a dover, come dire, stare attento in continuazione ad una montagna di impulsi, di emozioni, di sentimenti distorti, di desideri, che a un certo punto non sai più a che santo votarti, insomma, che ti bombardano tutte quante le parti, senti, avverti la sproporzione, insomma, di questo combattimento, perché sembra come quando uno c'ha una barca che comincia a fare acqua tutte le parti, tappa un buco e se ne aprono altri due, quindi si dice, ma non c'è speranza, no? E Gesù sta dicendo che attraverso questo esercizio facile, questo qui, ci vuole soltanto un pochino d'attenzione, e, come dire, piovono talmente tante grazie, appunto perché quelle azioni comunque si vestono di meriti divini, che tu interiormente senti aumentare la tua sovranità su te stesso. Ti fanno crescere in questo, quindi meno ne fai e più continuerai a stare in balia delle passioni. Quindi certamente questo non basta, perché poi c'è un combattimento interiore, ma fare questo esercizio fa acquistare forza, tanta, fa scendere tante grazie su di noi, più grandi di quelle che ci sono normalmente. Questo è il senso di quello che Gesù dice. E quindi pensiamo quanto siamo sciocchi, o quanto possiamo essere sciocchi, ma insomma che lo siamo, e quante occasioni di grazia e di crescita ci possiamo. Dice, ma non ci riesco, non ce la faccio. Dico, va bene, adesso tu sai che c'hai questo mezzo di combattimento facile e ulteriore, questo bisogna usarlo, non ci vuole niente, non ci vuole, no? E certamente nell'atto preventivo ci sono tutte quante queste cose, no? Che è molto importante recitare l'atto preventivo con costanza e cioè l'atto preventivo, perché vuole fare via, cioè non esiste che tu ti alzi in una giornata e non lo reciti come prima cosa, non esiste proprio.
Perché comunque tu in tutta una serie di azioni differenti, camminare, sentire, leggere, scrivere, che sono azioni di per sé indifferenti. Certo, se te leggi una cosa che non te devi leggere, l'azione è cattiva, no? Ecco, però se te leggi il giornale, o se scrivi, insomma, che ne so, che stai a fare compiti, sei uno studente, insomma, o che scrivi una cosa necessaria, o che cammini, o nel palpito del cuore, o nel battito delle ciglia, o nel respiro, tutte queste cose qui, non è la stessa cosa compierle in unione con la Santissima Umanità di Gesù e quindi prendere quelle che ha fatto lui e farle nostre, e quindi c'è, cioè, un respiro a meriti divini, sì, ce l'ha se fai questo qui, senza nessun dubbio. Perché un respiro del figlio di Dio fatto uomo è un atto di un valore infinito. Vedete che cosa c'è anche dietro questo, no? Cioè, credere questo non è fare come una cosa da ragazzini o da persone sciocche che si credono alle favole. No, credere questo significa, cioè, ma che sarà il respiro del verbo di Dio fatto uomo? Cioè, capite anche, come dire, l'idea giustissima di grandezza, di straordinarietà che ha l'operazione dell'incarnazione. L'operazione dell'incarnazione, adesso questa non è la sede opportuna, prima perché è una meditazione e secondo perché non ci abbiamo tempo, ma l'incarnazione è il motore dell'universo, cioè è il principio e il fine di tutte le azioni che Dio ha compiuto ad extra, tutte, nessuna esclusa. Tutte le cose, San Paolo dice, sono state create in vista, per mezzo di lui e in vista di lui. Quindi questo ma immaginiamo come campa la gente, immaginiamo la gente comune oggi che non gli importa niente, sta a pensare che se beve un bicchiere d'acqua, dico, vabbè, vieni Gesù a bere in me. Si passa manco per la prima anticamera, cioè oggi stiamo proprio a livelli, e non da parte, insomma, di gente pagani, peccatori o membri delle altre religioni o atei, come dire, cioè da parte di battezzati, di gente comune che anche che frequenta i sacramenti, anche che va in chiesa, che si fa la comunione, insomma, no? Non gli passa neanche per la pre-anticamera del cervello una cosa del genere. Generalmente, insomma, certamente non è che si fa tutta un'erba un fascio, noi sono sempre, insomma, grazie a Dio, numerose eccezioni, ma diciamo che nella normalità. Non so a quanti di noi sia capitato, insomma, di fare una pia conversazione con qualcuno confrontandosi da quanti atti abbiamo, se è riuscito oggi a dormire alla divina volontà, cioè non capita molto molto spesso, no? Eppure anche di queste cose, in parte, nell'ascetica e nella spiritualità classica ci sono amplissime attestazioni, no? Ecco, però sono generalmente, appunto, ignorate. Quindi immaginiamo questo patrimonio che Gesù ha già donato, perché ha già fatto tutto lui sulla terra, al genere umano, e a disposizione di tutti per rendere signori, tra virgolette, tutti, nessuno escluso, e non se lo fila quasi nessuno. È impressionante. Quindi capire anche poi perché vanno riparate queste cose qui, no? Cioè, per forza. Bene, passiamo adesso al diavolo. Allora, qui c'è questa piccola premessa. Lui si racconta alcune sue singolari, diciamo, esperienze soprannaturali. Vede Gesù bambino, dorme, si sveglia, va in braccio a un sacerdote e lo lascia con quell'altro, insomma, no? E fa le sue solite cose, i suoi bracci di ferro, ci stabiliamo quante volte devo venire, la risposta è sempre da parte sua, quindi non è. E poi si instaura questo dialogo, certamente questo è tutta un'esperienza soprannaturale, no? Perché è chiaro che questo sacerdote, questo che prende il bambino, quell'altro che gli parla, si tratta di un'esperienza soprannaturale che però Gesù ha voluto fare vivere, e non a caso ha coinvolto un sacerdote. Diciamo che ci sono tre punti di esame che questo sacerdote fa, ecco, sulla situazione
delle esperienze di Luisa. Comincia partendo da quello che lui gli dice, che lei obietta, chissà quanti errori ci stanno. Ecco, noi sappiamo, insomma, chi conosce gli scritti di Luisa vede ogni tanto, no? Qualche espressione, qualche sgrammaticatura, qualche espressione, insomma, che se te la vedono alle scuole elementari, spero che sia ancora così, tipo i ma però, no? Ma però non si dice o ma o però. Ma queste non sono cose che ostacolano, queste cose sono cose che la Divina Volontà a volte permette proprio perché si comprenda dall'ignoranza, come dire, ignoranza in senso etimologico, non in senso dispregiativo, dello strumento, cioè una persona che non sa mettere insieme due parole, quindi che non sa scrivere neanche in italiano corretto, è difficile che possa, come dire, giungere a tanta profondità di dottrina. Quindi questo non solo che non fa problema, ma questo, come dire, è un indizio fornito dal cielo per acclarare, certamente da solo non è sufficiente, ma è uno degli indizi per acclarare l'origine soprannaturale positiva, tra l'altro, delle esperienze vissute. Poi sappiamo che questa è una cosa che stanno facendo anche attualmente, insomma, la Santa Sede, perché sappiamo che c'è il processo di beatificazione di Luisa, quando uno scrive opera contenuto spirituale, non si va arriva alla beatificazione senza che si sia passati in rassegna fino all'ultima virgola di quello che si è scritto, no? Quindi certamente il contenuto degli scritti e che non ci sia realmente niente di contrario alla fede è un punto fondamentale, insomma, poi della attestazione della possibile origine soprannaturale di essi, no? Quantomeno nella dichiarazione che non ci sia nulla di contrario alla fede cattolica. Ecco, però, assai opportunamente, qui il sacerdote dice: attenzione, qui il problema non è in prima istanza circa gli scritti. Tu dici che ti sei forse illusa, temo che sia tutta un'illusione. Ecco, noi sappiamo che di per sé questo timore, purché sia un timore moderato, ecco, non disordinato, è un segno buono. Perché quando una persona che presume avere esperienze soprannaturali è già convinta di per sé che sono esperienze soprannaturali positive, già questo è un pessimo segno, segnale, perché è ordinariamente contrario all'umiltà. E dove non c'è l'umiltà, Dio non ci sta. Quindi queste sono proprio delle cose fondamentali. Ripeto, purché quando questo rimanga, perché poi la persona deve sottoporsi al discernimento di chi è incaricato di farlo, quindi della Chiesa, e se la Chiesa la rassicura dicendo: stai tranquillo, che qui non ci sono inganni, ecco, se dopo continuasse a ritenere, senza farsi in qualche modo aiutare, che fosse un'illusione, sarebbe un eccedere nel troppo, anche se il dovere di procedere sempre con cautela rimane sempre in queste cose. Ecco, però il sacerdote sposta l'attenzione, e questo non riguarda soltanto l'illusione mistica, riguarda anche l'illusione spirituale, cioè da parte di coloro che presumono di camminare bene, in buoni cammini, ecco, che stanno provvedendo, tutte queste cose qui. L'illusione spirituale è un tema molto affrontato da vari scrittori ecclesiastici e da vari trattati di ascetica. Cioè una persona si pensa di essere santo, non santo, ripeto, in questo senso straordinario, ma santo, ma invece non lo è. Ecco. E vediamo che entrambe queste due domande sono puntate sull'umiltà, nonché su principi fondamentali della fede cattolica. Te lo sei meritato? Ecco. Ti sei meritato le grazie che hai ricevuto? Sì o no? Questo, attenzione, perché tutti quanti dicono subito di no, spesso e volentieri, ma questo bisogna entrare veramente dentro di noi, cioè che tu veramente non pensi
come il fariseo, ah, che io non sono come tutti gli altri uomini. Ecco, quindi, e guardate che, attenzione, Luisa non era una peccatrice convertita, quindi non era come un San Matteo apostolo, cioè se tu chiappi San Matteo e Santa Maria Maddalena, come fanno a dire che se le sono meritate le grazie? Quelli hanno l'attestazione, insomma, di una vita lontana dal Signore, no? Quando prendi un'anima buona, questa potrebbe essere tentata, no? Cioè, non sono come gli altri uomini, perché Luisa è veramente un'anima, era un giglio, insomma, un'anima pura. Quindi potevo pensare, sì, il tutto per grazia di Dio. Ma il tutto per grazia di Dio significa che anche il fatto che il Signore mi abbia preservato da tante cose è grazia sua. Quindi la coscienza di essere veramente un nulla davanti a Dio. Ma questo è un fatto interiore, però non è facile dirlo, è molto più difficile crederlo e pensarlo. La seconda cosa. Ecco, noi sappiamo, no, che il Signore, gli angeli dicono pace in terra agli uomini di buona volontà. Giusto? Allora, queste grazie dipendono dalla buona volontà, oppure la stessa buona volontà è stata prevenuta dalla grazia? E Luisa risponde, adesso che Luisa era abbastanza ignorantina, subito, senza pensarci, certo la grazia mi è prevenuta sempre, cioè dietro queste risposte c'è quella percezione profonda, ripeto, che non dirlo lo dicono tutti. Io sono un nulla, sono un verme, io sono un peccatore, sono il più grande peccatore della terra, d'accordo? Ma pensarlo lo pensano in pochi e crederlo ci credono ancora di meno. Ora, noi dobbiamo sempre pensare dove non c'è, questa è proprio una regola assoluta. Gesù l'ha detto tantissime volte, appena si vede da qualche parte il minimo fumo della superbia, bisogna levare le gambe e darsela a gambe, perché dove c'è la superbia Dio non ci sta mai, proprio mai, mai, Dio non c'è. E quindi dove si vedono queste cose, tante volte ho raccontato, no? Chiudiamo con questo racconto, il famoso racconto di San Filippo Neri, che c'era una presunta mistica presente a Roma, il Papa mandò San Filippo Neri, dice vai un po' a fare due chiacchiere, poi dimmi un attimo chi è questa, e lui, famoso il caso, non pioveva, appena entrato gli chiese umilmente, insomma, se poteva dargli una mano a pulirsi le scarpe, che era tutto infangato, e questa gli ha risposto, insomma, capito, alterata, dice, ma il senso della risposta era, ma come ti permetti, insomma, di chiedere a me una cosa di questo genere? E San Filippo Neri è tornato dal Papa, ha detto guarda, qui non c'è assolutamente niente di soprannaturale, no? Ecco perché c'era questa palese, insomma, no? Questa, come dire, evidente superbia. Ecco, la grazia ci previene in tutto, sia nella vita ordinaria, sia nella vita straordinaria. Non abbiamo il potere di dire alla grazia che percorsi farci intraprendere, anche se dobbiamo desiderare sempre e solo tutto quello che è ordinario. Però dobbiamo riconoscere che dietro c'è sempre Lui. E che nello stesso bene che noi facciamo, per carità, ci vuole certamente la buona volontà, ci vuole il nostro impegno, il nostro sforzo, non lo faremmo se non fossimo prevenuti dalla grazia di Dio. Questo perché abbiamo la coscienza, diciamo così, profonda, che il nostro essere di per sé, questo lo comprendiamo bene poi dagli scritti di Luisa, è veramente il nulla. Perché se Dio non ci avesse creato, non ci mantenesse in vita, non ci stesse continuamente a provvedere di tutto, grazie comprese, come dice Gesù nel Vangelo, non solo non saremmo capaci di fare niente di buono, ma non saremmo proprio capaci proprio di fare nulla. Ed ecco come questo si raccorda con la prima meditazione, insomma, questo ci, come dire, fa sorgere noi un obbligo gravissimo di rendere a Dio il ricambio di tutto questo che ci dona, dandogli dal punto di vista soggettivo la gloria che gli è dovuta.
fa che impariamo da te, o Santa Vergine Maria, l'umiltà profonda, che più di qualche autore, io sono d'accordissimo, ha detto essere stata la tua più grande virtù e quella che ti ha, come dire, che è stata la causa dell'oceano infinito, insomma, di grazie che il Signore ti ha donato. Certo che mai tu avresti detto me lo sono meritato o dipende da me, facendo un affronto gravissimo, insomma, alla sua divina maestà. Ecco, concedici anche di imparare alla tua scuola, a vivere in stato di unione con le azioni e con le intenzioni tue e di Gesù, perché tutte le nostre possono essere divine, almeno quelle che sono di per sé divinizzabili, e non sciupiamo, ecco, tutto quanto questo patrimonio di grazie. Ecco, tu sei la piena di grazia e tutte le grazie che hai avuto, nemmeno mezza è stata sciupata. Ecco, insegnaci a fare altrettanto. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico comunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, fiat, ave Maria.